l'atomo magnetico prende l'energia solare e si apre, prende quello terrestre e si chiude. Questa è la vita, questa è la vita nostra. Pierluigi Ghina nasce a Milano il 23 giugno 1908. All'età di 17 anni si arruola volontario nella Marina Militare come radiotelegrafista specializzato. È in questo periodo che Pierluigi Ghina inizia la sua attività di ricercatore controcorrente, occupandosi di elettromagnetismo, fino ad annunciare, negli anni 20, la scoperta dell'atomo magnetico, da lui definito il collante della materia. Nel 1936 il conte Giulio Gamberini, ricco possidente terriero, sposatosi con la sorella di Pierluigi Ghina, lo invita a trasferirsi ad Imola per coinvolgerlo nella gestione della proprietà. Ghina accetta e nella proprietà del conte Gamberini trova spazio utile per continuare le sue ricerche. È ad Imola che compie i primi esperimenti sull'atomo magnetico, riuscendo a isolare il monopolo magnetico positivo e negativo e sviluppando la teoria del ritmo Sole-Terra. Spiega Ghina nel suo testo il monopolo magnetico. L'energia solare è il monopolo positivo dell'atomo magnetico che arriva alla Terra a spirale. Dalla Terra riparte un'altra spirale verso il Sole con segno negativo e così il ciclo si chiude. Il riflesso di questa energia, abbinato alla pulsazione che lo caratterizza, crea la vita ed ogni cosa animata o inanimata è segnata da un proprio ritmo. Nella sua casa all'interno del circuito imolese, Ghina costruisce lo stroboscopio ritmico magnetico solare, uno strumento che, sostiene, possa avvicinare o allontanare le nuvole. Il ricercatore dichiara di essere in grado di far piovere. È il 1937, quando Pierluigi Ghina fonda ad Imola il Centro Internazionale di Studi Magnetici. Nella sua casa laboratorio si realizzano esperimenti e si costruiscono macchinari di grandi dimensioni. All'esterno, nel prato che la circonda, vengono sepolti una serie di tubi pieni di polvere d'alluminio, a forma di spirale, che scendono in profondità. Interessati alle sue teorie, alcune persone lo avvicinano offrendosi di aiutarlo. Da quel momento, Pierluigi Ghina non sarà più solo a sviluppare la sua ricerca, ma potrà contare su alcuni fidati collaboratori. Uno dei primi esperimenti che decidono di fare è quello di bombardare la Luna con un tubo magnetico alto 7 metri per osservare quale effetto ne derivava. Nei modi di esperimenti ne ho fatte una quantità enorme. Ho sempre cercato di non far credere alla verità. Se no non mi lasciavano fare nulla, così io faccio quel che mi pare e mi piace. Noi abbiamo un tubo di alluminio, quindi polvere d'alluminio. Qui abbiamo una spirale che capta l'energia solare. Qui in basso c'è altro cubo che preleva l'energia terrestre con la spirale all'incontrario. Se voi prendete una spirale la rovesciate, è il movimento all'incontrario. Ora, se queste due energie li portiamo uno vicino all'altro, li blocchiamo, li fermiamo, qui si condensa e produce la materia. Questo è il segreto di madre natura. Il momento fondamentale è stato quando lui ha messo nel giardino tutta quella roba che proprio, insomma, nessuno poteva passare di lì senza guardare. Sembrava veramente il Luna Park, perché all'inizio c'era questo tubo, questo stroboscopio di un colore azzurro che, insomma, era proprio così, non potevi non vederlo. Poi dopo queste palle che giravano quando c'erano le nuvole, insomma, si faceva notare. Il fatto che lui non fosse creduto, secondo me, gli dava la forza per tirare avanti. Io sono convinta che gli altri credessero meno, lui non importasse molto. Lui andava avanti per la sua strada, lui credeva di dover mettere a conoscenza le persone delle sue scoperte e che avrebbe fatto bene a tutti quanti quello che lui aveva nelle mani. Sogno o realtà non lo so, questo non lo so. Qui abbiamo una macchina rotativa che produce il movimento rotatorio di energia solare
la quale dà la possibilità di fare vedere gli oggetti in movimento per riflessione. E se voi vedete questo oggetto qua sopra che è fermo, si vede l'immagine in movimento. Questo è la cosiddetta presa in giro che il Sole fa a tutti gli scienziati del mondo. Quando gli scienziati cominceranno a capire questo, cominceranno a conoscere che cos'è il ritmo solare terrestre. Io ho avuto un rapporto molto conflittuale con lui. Lui diceva sempre che le cose erano semplicissime e che era impossibile che non le capissimo. Ma non ci dava gli strumenti per capirlo, almeno gli strumenti che noi conoscevamo, chiaramente. E poi erano tutte cose strane, per esempio questa lampadina, mi ricordo vicino al pollaio, una lampadina sempre accesa, perché lui aveva fatto praticamente un collegamento con le radici e i rami e aveva acceso sta lampadina. Per me era normale che una lampadina si accendesse in un albero, però non mi sono mai posto il problema perché si accendeva una lampadina in un albero. E io sentivo raccontare delle cose così strane, così diverse da quello che mi insegnavano a scuola, che all'inizio io l'ho catalogato come una persona strana, così, una persona da non ascoltare, eccetera. Poi, man mano che crescevo, vedevo che le persone avevano sempre più interesse nei suoi confronti e mi stavano nascendo dei dubbi e che lui a questo punto magari dicesse anche qualcosa che potesse anche essere vero, insomma. Questi sono tutti tubi pieni di polvere d'alluminio. Tubi pieni di polvere d'alluminio che si muovono, che girano, le quali hanno la proprietà di emettere energia o captare energia a seconda delle polarità che noi diamo. Possiamo sapere le cose se prima non le vediamo, quindi non si può dedurre una cosa senza conoscerla. Bisogna prima conoscerla, poi dedurla. Il tempo e lo spazio per me non esiste, perché il tempo e lo spazio noi lo procuriamo con delle apparecchiature. Quindi il tempo e lo spazio viene eliminato completamente quando non c'è più nessun ostacolo davanti che crea l'impedimento della trasmissione. Quindi, per esempio, i pensieri sono rapidi, non esiste né tempo né spazio. E i campi magnetici, i ritmi magnetici. Il campo magnetico è una materia, non è un'energia. Loro credono che sia energia, lo dopo per distruggere, per spaccare e dividere la materia. Invece materia con materia produce una terza materia che è completamente deformata su quella normale. Ecco, la lumaca quando cammina in questo modo, cioè con la sua casetta in alto, tramite la spirale riceve l'energia solare. Quando invece in questa posizione, cioè è con l'abitacolo suo in verticale, è ferma, non si muove, però percepisce l'energia solare e l'energia terrestre. Quando invece cammina in questo modo, cioè che il suo abitacolo è verso in basso, riceve solo esclusivamente l'energia terrestre. Tutto questo è causato dalle spirali. Ma intanto diciamo che Pierluigi Ghina è stato certamente un personaggio, lui e i suoi allievi, interessato a Marconi, interessato a questi luoghi. Quindi noi abbiamo tracce del passaggio di Ghina da queste parti. Ricordo che il mio predecessore come presidente della Fondazione Marconi lo incontrò una volta, non so che cosa si siano detti, comunque
Certamente erano i Ghina e i suoi erano interessati a Marconi, a questi luoghi ai quali poi attribuivano delle proprietà particolari secondo il loro modello. Quindi il flusso in questa direzione, i Ghina verso Marconi, Pontecchio Marconi, è storico, esiste. Secondo indiscrezioni giornalistiche, tra il 1935 e il 1937 Marconi era riuscito a costruire un'arma capace di bloccare a distanza e distruggere qualsiasi mezzo motorizzato. Rachele Mussolini racconta in una sua autobiografia che nell'estate del 1936, mentre si recava in macchina col suo autista a Ostia, la sua auto e tutte le altre nel raggio di 200 metri si fermarono senza alcun motivo. Le auto rimasero immobili per circa mezz'ora, mentre alcuni autisti, perplessi, si aggiravano per controllare motori e candele. Come per magia, alle 15.35, tutti i motori ripresero a funzionare. Rachele, la sera stessa, venne a sapere dal marito di essersi trovata nel mezzo di un esperimento segretissimo, frutto di un'invenzione di Marconi. L'energia dell'orgone, quella che voi chiamate l'energia organica, se volete, è la forza vitale, l'energia vitale. Ma non è una sorta di ipotesi, sorta di idea teoretica. È una reale energia tangibile. La possiamo misurare. Esiste nell'atmosfera, in forma libera. E ricarica anche noi. Ricarica il terreno. Ricarica gli alberi. Dovrebbe andare all'erica. Sono passati 11 anni, sono andato da Ghina, mi sono trovato di fronte a un novantenne che si faceva fatica a capire quello che diceva, tra l'altro insomma, anche abbastanza complicato perché io non sono un giornalista specializzato insomma, in invenzioni o inventori. Essere credibile insomma per fare un servizio su di lui, insomma dovevamo vedere qualcosa, cioè gli esperimenti si raccontano però si devono vedere, insomma in TV è così, per cui ho detto se riusciamo a mettere in moto questa elica, questa macchina e succede qualcosa, allora le tue tesi acquistano sicuramente credibilità. Lui mi ha tentato di fare poi quello che effettivamente è successo e gli è riuscito. Era qui la cosa eccezionale, insomma, era vero, non poteva essere un caso, perché si è spaccata a metà il cielo, cioè, era tutto coperto, poi si è spaccato proprio a metà, proprio sopra l'elica. Cioè, io gli mando dell'energia positiva, tramite l'apparecchiatura qua dentro, lì sia positivo, positivo col positivo con la fa. Si allontanano. Se invece mette negativo si avvicinano. Vede come si apre. Perché è un po' difficile muovere una massa così, eppure guarda come si muove. E non si può dire che non è vero, eh? Però che bello. Mi fanno fuori. Se ci credo non mi fanno fuori. Il mistero che avvolge Pierluigi Ghina e le sue teorie sembra destinato a durare ancora a lungo. Nella sua ultima intervista, Pierluigi Ghina dichiarò:
Il 2000 è vicino. Io ho poco tempo, ma sono avanti 30 anni. Gli scienziati invece sono molto indietro. Se mi dessero ascolto, se solo un poco mi ascoltassero, risolverebbero tutti i problemi del mondo. Ho 91 anni e da tanto tempo studio il magnetismo e molti fenomeni della fisica che ancora non sono stati capiti. Il secolo che sta per iniziare potrebbe cambiare la scienza. Non so se siete pronti per ascoltare questa cosa, ma è bellissima. Il Sole è il centro della vita. Dentro il Sole, al centro, abbiamo scoperto un cuore. Un cuore pulsante che batte agli stessi ritmi del corpo umano. Un cuore magnetico. Siete liberi di credere o no a quello che scrivo. Se ci credete, avrete capito i segreti del mondo. Se non ci credete, per me è lo stesso. Ciò che è scritto negli antichi testi, quindi Bibbia compresa, che è uno di quelli, possa contenere delle risposte a domande alle quali in questo momento la scienza ancora non è in grado di dare risposta. Sui nostri pianeti, la forma che voi chiamate uomo si è sviluppata ed è progredita intellettualmente e socialmente, passando attraverso vari stadi di evoluzione sino ad un punto che apparirebbe per voi inconcepibile.